Ho cominciato a fumare marijuana all'età di 11 anni e da 15 ero già passato all'oppio, quindi a droghe pesanti, ed ho continuato così per altri 15 anni. Ho passato più di 13 anni in diversi penitenziari americani. Io sono nato a Tucson ed ora vivo a Phoenix, sempre in Arizona. La mia storia comincia quando sono stato condannato a 15 anni di carcere come delinquente abituale nel 1966 presso il carcere federale dell'Arizona. Avevo cercato spesso di liberarmi dalla droga senza mai riuscirci durante quegli anni. Avevo provato con diversi programmi e terapie presso differenti centri in molte parti degli Stati Uniti, sia dentro che fuori di prigione. Dopo essere stato nuovamente incarcerato nel 1965, un amico mi diede da leggere alcuni materiali. Tra questi c'era un libro del filosofo americano Ron Hubbard, intitolato I fondamenti del pensiero. Ho letto il libro e ne sono rimasto colpito. Quindi, siccome non avevo soldi, ho venduto il mio sangue per acquistare altri libri di Hubbard ed ho scoperto che in quei libri c'era la risposta che avevo cercato per anni per poter uscire dalla droga. Ho studiato accuratamente tutti quei materiali per oltre 15 mesi e poi mi ci sono voluti 6 mesi per convincere le autorità sulla validità del programma e sul fatto che non rappresentava una minaccia per la sicurezza, ma che era invece necessario. E quindi finalmente ho avuto il permesso dalla direzione del carcere di dare inizio ad un programma cui partecipavano 20 detenuti, il permesso di provare almeno. Il programma ebbe un così grande successo grazie alla tecnica e al metodo di Ron Hubbard, che si concentrava sulle abilità di un individuo per aiutarlo a svilupparle. Dopo 6 mesi, le autorità locali mi chiesero di aprire un altro programma all'interno della prigione. Io realizzai quindi che il fenomeno della droga non è altro che un fenomeno di incapacità che si manifesta quando una persona smette o non è in grado di usare le sue abilità innate. Quando fui liberato definitivamente nel 1967, andai in California ed iniziai a tenere delle conferenze nelle scuole e a introdurre il programma nelle carceri di quello stato, oltre a quelli esistenti in Arizona. Quindi fondai il Narconon e ne stabilii la sede a Los Angeles, dove è tuttora, in California. Ma nel 1967 ho fatto una specie di profezia nello scrivere un articolo. Ho scritto che il Narconon era destinato ad espandersi in tutto il mondo. Ne ero certo, e questa certezza mi veniva dal fatto che la tecnica era eccellente ed aiutava le persone a sviluppare le loro capacità e a realizzarsi nella vita. E oggi, infatti, il Narconon è in tutto il mondo, ed anche qui, nella bella Italia, ci sono diversi centri Narconon che stanno ottenendo un grande successo da 10 anni a questa parte. E molti assistenti, dirigenti ed ex tossicodipendenti sono qui questa sera a festeggiare il 25esimo anniversario del Narconon. Io sono qui in Italia per la prima volta e vedendo
la gente di qui, la gente di questo grande paese, e vedendo il loro entusiasmo, capisco come il Narconon abbia questo grande successo. Questa, quindi, è la mia storia, la storia del Narconon. E nel concludere il nostro incontro per il 12° anniversario, questa sera, voglio ringraziare tutti quanti voi per aver contribuito a fare del mio sogno una realtà. Il sogno che facevo seduto nella cella della mia prigione nel 1966. Grazie per aver contribuito alla realizzazione di questo sogno e per tutto quello che state facendo.